Signori, benvenuti in una nuova puntata della Sky 1234. Raga, nella scorsa puntata abbiamo fatto un bel po' di roba legata alla Mechanism, come se ti sbagli. Praticamente per ottenere tutto il deuterio e la DT Fuel per poter fare ovviamente il nuovo Fuel, che è il Quantum Fuel, che è praticamente il... Non mi ricordo più. Empowered Fuel buttato in quantità di 9 all'interno del Quantum Compress, ottieni il Quantum Fuel. Abbiamo automatizzato questi lingotti che ci servono per fare questi crafting, quindi siamo molto 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 messi bene. Però ovviamente raga, dobbiamo andare avanti perché il quest book sta per finire, cioè stiamo per arrivare veramente alla fine. Ci mancano sì e no una trentina di quest, quindi non più di tante. E in questo momento, ragazzi, ci chiede di fare il reactor. Ora, il reattore effettivamente vuole solo il polonio. Non vuole... cioè, in questo che vuole solo il polonio. Non vuole il plutonio. O il contrario. No, il polonio, sì, il polonio, l'ho detto bene. Cioè, raga, guardate quanto può essere semplice dopo con la progettè tra le mani fare... cioè, vabbè. Vabbè. Tra l'altro non so se ci sono i flower. Sì, ci sono i flower. Capito? Se ne fai uno, ti dà 4 milioni e 9, poi fai ovviamente tutti gli altri. Tra l'altro fino al 366, al MK14, puoi fare tramite gli EMC, che ti danno 4 miliardi al secondo. Perché questo non lo puoi fare? Qual è il problema, scusa? Vuole la Fading Matter, che vuole l'antimatter. Per quale cazzo di motivo dovrei fare la Fading Matter? A parte... Non ho visto niente, raga. Spero di non aver visto niente, però... altre linee di crafting, di farming, di non so che cosa, raga. Non ho parole, veramente. Non ho niente. Allora, vabbè, a parte le cazzate. Allora, reactor casing, fission reactor port. Non so se Logica Adapter lo vuole. Infatti non lo vuole. Control Rod, Fission Fuel, Reactor Glass. Ok, quindi Reactor Glass. Cosa che vuoi? Ma sei serio? Sei veramente serio che mi stai chiedendo una cosa così inutile adesso? Non so se noi effettivamente abbiamo da qualche parte qualcosa della Mechanism che usi il Coal. E non mi fa nemmeno di automatizzare. Va bene, non va bene per niente, di mortacci tua, veramente, non ho più voglia di vedere un Metallurgic Infusion nella mia vita, che non sia una vita piena di progetti. Che non sia il modpack semplice. Export, ottimo. E import, mannaggia la pupazza, non pensavo di dover automatizzare quella cosa col Coal, però dato che effettivamente ce lo richiede. 1, poi 2, poi vai 3 e 1 2. Ovviamente l'enrichment chamber non andremo a tierizzarla, raga, perché non ha senso. Ok, quindi. Ok, raga. Automatizzato. Qui ovviamente nel pattern provider mettiamo questo. Lui sta mandando la roba. Un po' brutto da dire così, però vabbè. Comunque, in ogni caso, abbiamo tutte le robe per fare il reattore. Poi... cosa è still, vero? Non è niente di preoccupante, no? Poi vuole la Control Rod Assembly. Ottimo. Possiamo mandare tutto all'interno di un bel pattern provider. Ottimo. Vediamo cosa vuoi, quante ne vuoi.
due porte, 5 control rod, quindi 5 control rod, ottimo. Due porte, poi quante ne vuoi altro, cosa vuoi altro, 10 fission più il bla bla bla, 10 ne vuole, 10, tieni, iniziamo a prenderle, ecco qua. Poi cos'è che vuoi? 43 glass e 53 casing, quindi glass, 43 di glass e 53 di casing. Ok raga, dopo che mi sono ricordato effettivamente che voleva il pink slime, e ovviamente noi non avendo più i wither lì dentro, tra l'altro mi è successa una cosa abbastanza strana. Praticamente ho fatto il wither normale, no? Per fare il leather gas. Poi ho fatto il wither di nuovo per fare il pink wither. Quando sono andato a utilizzare il pink pinkinator, quello che è, su questo wither per renderlo rosa, mi ha reso rosa questo wither. No, non, cioè, raga, non ho idea del perché. Però vabbè, raga, succedono anche queste cose. Allora, mandiamo ovviamente tutti gli oggetti all'interno del bla 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 e possiamo in questo modo andare a spawnare il nostro ottimo B. Ah, giusto. No, toglimi la torcia. Se andare a spawnare, dicevo, il nostro bellissimo reattore della Mechanism, che ovviamente, come abbiamo visto, praticamente non gliene frega un cazzo. Cioè, praticamente noi possiamo fare così. Non c'è nessun tipo di problema. Dobbiamo però mandargli ovviamente il polonio. Allora, il polonio che si fa dal fissile fuel. Ah, ecco perché ci fa fare il quantum fuel, raga. Perché in questo modo ci fa praticamente, ci permette di saltare tutta sta roba, tutto sto cesso ambulante della Mechanism. Che in poche parole era una roba lunga, tediosa e veramente inutile. Allora, Chemical Oxidizer, ci serve un Oxidizer della Mechanism. Andiamo a fare un bellissimo Oxidizer. No, non mi serve la Personal Chest, grazie, molto molto gentile. Poi Dynamic Tank, Dynamic Massive Dynamic. Poi andiamo a fare così. Aspettiamo ovviamente due basic control circuit che si fanno in modo stronzo e abbiamo il nostro chemical reactor. Ora di qua, chemical reactor, abbiamo il nostro oxidizer. Ora di qua noi abbiamo la possibilità di mandare l'oggetto da sopra, però aspetta, facciamo una cosa del genere. Certo, da sopra, ok, però pompero, però andiamo di flux, ecco qua, ottimo, bim. Andiamo a cargare tutto il resto. Quindi gli oggetti li prendi da sopra e il gas lo mandi via da dietro. Ottimo, 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 ottimo. Perfetto, quindi gas pipe, pipe upgrade, pipe wrench, tutto quello che ci serve, tutto l'occorrente. E andiamo a mandare ovviamente tutto il gas che andrà a fare il chemical oxidizer all'interno del coso. Quindi export bus 1, 2, 3, crafting, non ne ho, vero? Alimorte. Crafting card, eccola qua. Non abbiamo niente. Cioè, proprio uno schifoide. Allora, facciamo così, basic card, e poi ovviamente crafting table. Poi ovviamente dicevo crafting table. E andiamo a ottenere la crafting card, ottimo. Quindi qui sopra mandiamo così e così quantum fuel, poi con i cavetti che ovviamente abbiamo qua vicino la Mechanism, il cavo dell'applied, volevo dire, non la Mechanism, oppola, facciamo così e facciamo in questo modo. Quindi lui dovrebbe craftare in automatico il quantum fuel, dovrebbe mandarlo qui dentro, il chemical oxida... la peppina, ma quanto sei bello. Allora, speed upgrade, oppola, e poi energy upgrades.
Quindi io mi fido, cioè non è che poi mi fai lo scherzo e tu in poche parole mi prendi per il culo. Ok, stai facendo il fissi il più, ottimo, quindi mi spreca il core che viene mandato lì, fa il fissi il più e bla bla bla, eccetera, quindi sì, effettivamente dovrebbe essere un problema esagerato, no? Tu stai autocraftando? Sì, stai autocraftando. E poi tra l'altro sono un imbecille, cioè bastava mandare il coal qui dentro. Cioè, nella metallurgic infuse, un metallurgic infuser fatto apposta con la redstone, cioè praticamente fare un autocrafting, cioè un farming automatico del polonio, senza fare l'autocrafting, il che è molto più rapido. Esatto. Quindi facciamo? Sì, lo faremo. Non oggi perché effettivamente non c'ho voglia. Quindi questo mi dà madò. Pam, cioè proprio pam, così. Alla grande abbiamo il polonio, solo che effettivamente mi rendo conto che il che è abbastanza lento. Fai vedere? Sì, è abbastanza lento. Raga, facciamo come ho detto io, che forse è anche meglio. Quindi, facciamo Metallurgic Infuser. Ottimo. Ottimo, direi. Ottimo, direi. E poi vabbè, il polonio potremmo fare effettivamente un drawer per non sprecare troppo coal. Oppure facciamo un miner qui vicino e gli mandiamo il coal in automatico. Sì, la redstone non dovrebbe essere un problema perché comunque abbiamo 6 milioni e 6. Potremmo fare anche un miner di redstone, non è un problema. Andiamo a Enrichment Chamber. Ottimo. Sì, ma mi sa che conviene fare più così, raga. Piuttosto che così, almeno il polonio ce lo leviamo dalle palle. Ce l'abbiamo e ciccia. Non dobbiamo star lì a fare autocrafting. Perché noi, raga, se aspettiamo al pattern provider diventiamo vecchi, eh. Non, cioè, non esiste, non fa. Non fa assolutamente. Allora, speed. Quindi a noi ci servono, ovviamente, no, ho sbagliato. Due speed upgrade, cioè due set. Energy Upgrades, ottimo. Abbiamo anche l'Arrangement Chamber. Direi di piazzarlo. Allora, questo andiamo proprio a toglierlo. Tanto non ci serve più. Allora, a lui gli diciamo: guarda, mandami via gli oggetti a destra. Perché tanto questo cavo effettivamente non mi serve più. Perché se ho intenzione di. E nemmeno quello. Però lo lascerò qui sopra. Perché comunque non so se mi possa servire. Quindi, effettivamente posso fare una cosa del genere, no? Mettere. Cioè, invertire. Perché di qua magari andiamo a metterci. Allora, di. Sì, possiamo fare Metallurgic Infuse. Sì. Allora, cable. No, così. E così. Quindi qua facciamo Metallurgic. Qua facciamo Metallurgic Infuse, Enrichment Chamber. Lui prenderà gli oggetti da dove? Vabbè, facciamogli prendere da sinistra, cioè da destra, e li mandiamo via a sinistra. Tu dovrai prendere due oggetti, quindi qua. Qua l'extra e qua l'output, ovviamente. Quindi tu sei tutto a porno. Tu prendi gli oggetti da qua. Da e mandi via da davanti. No, mandi via. Sì, possiamo metterlo anche davanti. Poi magari tipo mettiamo un come si chiama? Non mi viene il nome. Il gas invece gli diciamo guarda, prendilo da sopra. Quindi così e così, perfetto. Quindi lui dovrebbe. No, non il gas. Cazzo. Ah, è fluidi, sì, fluidi, fluidi, fluidi. Perfetto, quindi energy upgrade, speed upgrade, speed energy. Ottimo. Allora. Lui è tutto upgradato. Dobbiamo mandargli prima la redstone di qua, giusto?
Empowered Coal dovrebbe farsi Redstone. Ok, quindi Redstone Block, non so perché lo sto autocrattando, Miner. Un miner potrebbe, sì, ha voglia che basta, voglia. Anche per il Coal secondo me basta e avanza, raga. Però possiamo fare gli speed upgrade. Non dovrebbe. Quanto ne fai? 64, ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Allora, quindi ci serve un coal block. E poi il fluid of creation. Tanto ne abbiamo due, ottimo. Capita proprio a fagiolo. Fagiolo, fagiolo. Allora, di qua dobbiamo mettere. Se io tipo dovessi mettere il miner messo di così, lui dovrebbe ricevere. Allora facciamo un bucket. Bucket semplice, semplice. Ok, facciamo così, quindi il fluid of creation dovrebbe, diciamo, interagire. Quindi facciamo così, lui dovrebbe mandare la redstone di là. Quindi voi rimanete là, non rompete le balle. Facciamo così. Questo lo facciamo, lo mettiamo qua. Quindi dovrebbe. Ah, ottimo. Quindi esatto, stai fermo. Stai fermo perché sei improponibile. Ah, però aspetta, perché noi dobbiamo mandare tutto in un drawer. Vabbè, questo ho detto, allora ho già capito come fare. Pipe. Quindi no, non colleghiamo così, ma da qua. Quindi qua, svenched. Poi drawer. Non so perché non ho automatizzato, stigate. Allora, void. Ottimo, ottimo, ottimo. Facciamo così, void upgrade in modo che lui non si blocchi. Ora tu puoi anche andare. Perfetto. Poi qua facciamo uno switch. Mettiamo questo. E lui dovrebbe fare. Oh, ottimo, 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 ottimo. Quindi qua dobbiamo fare un miner per il coal. Ok, mettiamo il blocco di coal qua. Anche qua dovremmo mettere un drawer. Allora, facciamo on when pipe. Dovremmo esserci. Quindi dobbiamo fare semplicemente dobbiamo bloccare il liquido adesso. Bim. Quindi tu dovresti mandare il coal qua. Stai facendo il power del coal. Tu stai facendo il power del fuel. Ottimo. Quindi facciamo un bel tubercolo così, sbrinciamo di qua, facciamo così, così, entangled block, no, sono un idiota, che cazzo sto facendo? Devo mandare tutto a sinistra. Ok, quindi lui sta facendo col catalyst pile quantum fuel, bravissimo, bravissimo Cicco. Poi di qua in realtà potrei fare tipo una cosa. Non mi piace. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. No, no, remove. Diciamo di far uscire solo il quantum fuel. Poi entangled block. Tanto aspetta, posso linkare direttamente a lui? Cazzo, allora scusa un attimo. Se io lo posiziono così, forse devo mettere. No, che stronzo. Vabbè, allora facciamo un'ottima cosa. Allora facciamo un drawer.
mandiamo tutto tramite il drawer senza nessun tipo di problema. Facciamo oh, beh, cosa, non ho capito che cazzo sia successo, però dov'è questo qua? Entangliamo il drawer qua. Lo so, vai. F, mortacci tua. Così, vediamo. Ah, dovrebbe essere un pelo ponneso. Qual è il tuo problema? Eh? Ah, giusto, giusto, giusto. Scusi, scusi, buon uomo, scusi, scusi. Effettivamente c'ha ragione anche lei. Allora, ok, quindi abbiamo il Polonia. Ha una discreta, un discreto rate, quindi effettivamente va più che bene così. Ora, noi abbiamo il Polonia, questo Polonia però dobbiamo lavorarlo. Dobbiamo lavorarlo all'interno della Pressurized Reaction Chamber con un po' di acqua, quindi Pressurized Reaction Chamber, cosa vuoi? Insulating Glass. Cioè, l'unica cosa di cui non ho fatto effettivamente l'autocrafting rose gold, ma vabbè, iron no, dovrebbe essere di qua. Ottimo. No, qui. Ok, quindi adesso accendiamo, perfetto, accendiamo. Ottimo, 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 ottimo. Allora facciamo così, buttiamo un po' tutto quello che effettivamente non ci serve, ci allontaniamo da qua perché stiamo rubando tutta la sand all'impianto, quindi effettivamente non avrebbe un senso. Scendiamo giù. Questo Quantum Fuel lo andiamo a buttare qui dentro, così almeno ci fa un po' di polonio. Pressurized. Adesso dovresti poterla fare. Yes, 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 yes. Molto bene. Poi, sinchentino magico. E ci servirà la fluorite. Fluorite, comunque abbiamo 410k, quindi. Fluorite. Poi vedete come si fa la dust. Nel crusher. Ragazzi, nel chamber e crusher, ok. Ok, quindi settiamo il nostro impianto magico, perché sono qui sopra. Vabbè, detto ciò, andiamo a sistemare ovviamente il nostro impianto magico, che andrà a farmare tutto il polonio. Ecco, adesso il tubo mi risulta abbastanza utile, perché comunque dobbiamo mandare la fluorite direttamente dall'impianto. Allora, Pressurized Reaction Chamber, la mettiamo di qua. Facciamo... Cazzo ho detto così... allora, French, facciamo uscire ovviamente il polonio dal reattore. Sì, abbiamo tutto, quindi bam, bam e bam. Quindi è tutta una questione di bam. Gas, tu prendi il gas da dietro. Perché? Ah, perché in input mi sa. No. Configuretto. Vediamo, bim, output waste, ottimo, ottimo, sink, quindi il sink lo mettiamo di qua, no, no, sink lo mettiamo da qua, allora, facciamo, oh, e basta, allora, fluid pipe, di cui ne abbiamo una quantità veramente esagerata, ah, facciamo così, in questo modo, e aspetta, perché mi sa che il polonio poi va mandato per l'antimatter, quindi effettivamente il di polonio quanto cazzo ce ne serve, ma e soprattutto ma ci serve solo per
il supercharged coil e poi lo dobbiamo utilizzare. No, la più uscita. No, raga, no. No, no, sta merda, no. Completamente. Vabbè, ci arriveremo poi, dai, raga, non facciamoci la testa prima dell'urto. No, anche perché non avevo voglia di farle ste cagate, veramente. Cioè, sono cose che facciamo in ogni minchia di let's play. Adesso mi sono rotto anche le balle di farle in ogni let's play, eh. Basta con sta meccanismo, c'è sempre in mezzo al cazzo, cioè, voglio dire. Allora, quindi noi il polonio lo facciamo uscire da davanti. Da davanti, ok, perfetto. Drovenino. Ottimo. E lo posizioniamo di qua. Mentre di qua, enrichment chamber, crusher, energy. Energy, energy, speed, e speed. Anche se questo impianto poi alla fine andremo a rimuoverlo del tutto, perché non ci serve a niente. Allora, cable e flux. E poi ci servirà il polonio che andrà a fare l'antimatter, che poi polonio mi sa che serve esattamente solo a quello, cioè a darti accesso al SPS, poi lo possiamo anche mandare in ferie. Beato lui. Sì, no, mi sa. Sì, esatto. Non... Dimmi che non devo fare quella cagata del reattore, dell'altro reattore della Mechanis, perché ti mando a fanculo veramente. Poi vabbè, c'è questa roba qua, ok. 3 SPS porte, ok, sì. Avremo da fare questo probabilmente. Esatto, quindi dobbiamo fare flux. Ma perché ci sono le particellari su di me delle radiazioni? Non ho capito. Vabbè, l'importante è che non subisco danni. Poi per il resto non mi interessa un cazzo. Allora, sapete che vi dico? Effettivamente non ci serve mandare in automatico, perché tanto, raga. Dobbiamo semplicemente fare. Ecco qua, perfetto. Solo un po' di polonio. Allora io gli faccio usare uno stack di fluorite, che comunque basta e avanza, e gli faccio fare il polonio che mi fa con uno stack di fluorite. E poi ovviamente blocco il tutto. Perché ci servirà il polonio per fare l'antimatter, ragazzi. Io vado su antimatter e vedete che si ottiene dal polonio. E non possiamo fare diversamente. Quindi polonio dovrà essere mandato all'interno del supercritical phase shift. E poi ovviamente andremo a farmare l'antimatter con cui fare l'antimatter pellet, con cui fare probabilmente altri crafting particolari. Fa vedere. Sì, c'è la fading matter, cos'è sta roba? Entropy reactor waste. Poi c'è la quark matter. Perché, scusa, che differenza c'è? A low quality byproduct. Ah, ok. Ah, puoi ottenere quelle tre cose. Ok, interessante. Ma in tutto ciò, fammi vedere un attimo una cosa. Noi effettivamente stiamo mandando tutto tramite questa Ender Chest. Ottimo, 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 ottimo. Vabbè, raga, io lascio un po' FK. Noi ci vediamo fra un po'. Ok, raga, è passato un po' di tempo dove io ovviamente ho craftato tutte le cose che servivano per ottenere l'SPS casing, l'SPS bla bla bla. Allora, andiamo a regalargli ovviamente gli oggetti per poi ottenere qualcosa di bello e fantastico, cioè ovvero l'autocostruttore. Ottimo, 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 ottimo. Per farvi vedere, raga, qua ho sistemato tutta la roba che mi fa l'HDPE pellet. Ovviamente non è sceso dal cielo la roba cioè per l'SPS, no?
Quindi qui abbiamo la roba che fa il grano, che viene mandata nel crusher, che perché non sta uscendo, perché forse non ne ho, eccolo qua, che viene trasformato in biofuel, il biofuel viene mandato qua, viene trasformato in substrate, credo. Sì, substrate viene mandato qua e viene trasformato in HDPE pellet. L'HDPE pellet viene mandato di qua, che praticamente viene visto da tutto il sistema, eccetera, eccetera. Che al mercato mio padre compra un zam zam. Ok, perfetto. Allora andiamo a mettere. Aspetta, aspetta. Qui. Sì, ci piace. Forse un blocco più indietro sarebbe stato perfetto, però non possiamo avere tutto alla volta. Perfetto, allora noi stiamo andando in Polonio di qua, molto molto bene, andiamo a prendere un bel flux. Allora, il creatore del modpack ci ha regalato la possibilità di ottenere l'antimatter con un rapporto 1 a 1 prima di tutto, seconda cosa facendoci utilizzare solo 40 RF su tick, il che è veramente sexy e ovviamente bellissimo. Sì. Perché così? Bravo, bravo. Non so perché. Ah, forse il reattore è spento? Attivo. Ottimo. Tu hai un upgrade? Sì, perché allora. Boh, vabbè. Ho comunque effettivamente tanto polonio, ma tanto, tanto polonio. Ecco qua. Perché due? Ma fammi capire una cosa, cioè tu ne accetti solo 2000 baht, ecco perché è lento. Limortà, limortea, limortè. Allora, il problema però è che noi abbiamo sto cesso a pedale. Allora, dovrei poter fare una cosa del genere e non perdere, ma anche se la perdiamo non me ne può fregare di meno. Perché abbiamo un fottio, parola tecnica, fottio. Di Polonio, quindi, e poi avendo quel rate allucinante, non dovrebbe essere un problema. Ottimo. Allora, l'antimatter è a tutti gli effetti un gas, dovrebbe essere un gas. Sì, esatto. Sempre libero, assolutamente. Allora, perfetto, facciamo così. Tra l'altro abbiamo anche già il crystallizer, perché ho messo l'autocrafting subito, ma proprio al volissimo. Poi abbiamo gli speed upgrades, andiamo a buttare quelli che non ci servono, energy upgrades, facciamo così, e poi facciamo così, gli diciamo, guarda, accetta i gas da dietro, manda via gli oggetti da davanti, ottimo. Allora, ovviamente, cosa volevo fare? Volevo fare l'entangler, eccolo qua, perfetto, perfetto. Non è che volevo farlo, volevo prendere quelli che avevo già nell'inventario. Ottimo, ottimo, ottimo. Facciamo così, tu sei già linkato, ottimissimo. Quindi facciamo in questo modo, andiamo a prendere una bellissima branch, dei pipe upgrades, e dovremmo esserci, ragazzotti. Allora andiamo a branciare di qua, fare così. Lui sta mandando l'antimatter pellet, o c'è cioè l'antimatter quello, esatto. E poi lui ovviamente vuole un flux, cioè vuole l'energia, che ovviamente possiamo autocraftare il tutto. Ottimo, ottimissimo, ragazzotti, ottimissimo. Facciamo così e facciamo così. Ok. Bene, bene, bene. Allora, prendiamo l'antimatter pellet, gli troviamo uno spazio all'interno del nostro inventario mega, ultra, mega OP. E adesso abbiamo anche 155, 166, 171, eccetera, eccetera, di antimatter. Benissimo, ragazzotti, benissimo. Adesso ci manda verso l'antimatter Singularity e vuole 1024 oggetti. Per fare l'antimatter singularity. Adesso andiamo a vedere che cosa, a cosa ci serve e quante ce ne serviranno di antimatter singularity. Allora, ce ne servono questa? Ah, l'ultimate time lot, ok. Vabbè, sti cazzi. Qua ce ne servono 8. Però effettivamente, ma l'antimatter a cosa ci serve in generale? Perché se no io lo metto
Reactor Valentine. Che cazzo è sta cosa? Anche Valentine has great performance, non ho idea. Non so se conserva. Ah no, ci serve anche per la Mystium Blend, quindi robe avanzate. Non possiamo buttare tutta l'antimatter che abbiamo per fare ovviamente l'antimatter Singularity. Beh, allora almeno una però la possiamo fare, no? Quindi prendiamo un bel compresso, gli facciamo fare l'autocrafting e poi ovviamente mi serve un catalyst, mi sa questo qua è light se non sbaglio, andiamo a controllare insieme, ma mi pare di sì. Non voglio neanche vedere la discussione, sì, elite catalyst, ottimo, abbiamo tutto. Allora, io direi di farne... Ma secondo me uno stack di antimatter singularity può andar bene, secondo me, per iniziare. Quindi facciamo un'ottima cosa, facciamo una cosa di questo tipo. Mettiamo lui qui. No, perché lo devo mettere qui? Cioè, basta che gli do un entangler, non ho bisogno di metterlo qua a fianco ai drawer, cioè che cazzo di senso ha? Allora, prendiamo un bellissimo drawer, un bellissimo drawer, bravo la cosa, e poi prendiamo un... downgrade, ecco qua, che dovrebbe, eccolo, perfetto, che dovrebbe lockare il coso a un coso. Tutti cosi, sono tutti cosi cosanti dei cosi cosanti. Ottimo, blocchiamolo e poi ovviamente lo linkiamo. Ok, linkato, sei linkato, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Allora, andiamo a sistemare ovviamente una situazione dove ho sia l'applied che l'energia, ma io direi di metterlo qua proprio buttato come un deficiente, cioè proprio così. Bam. No, di qua, grazie. Poi, export, speed upgrade. No, come si chiama? Acceleration card, scusa, acceleration card. Cable. E infine mi servono entangled block. Entangled. Più un bel pipettino. E mandiamo tutto all'interno del drawer direttamente, piuttosto che mandare tutto nella refined, cioè magari avessi la refined, porca pupazza, manderemo tutto all'interno dell'unico drawer che è downgrado, o come cazzo lo volete chiamare, vabbè, antimatter pellet, quello che è. Quindi lui sta facendo, ottimo, gli diamo anche l'energia, forse da sotto mi sa, quindi facciamo cable, ottimo, ottimo direi. Perfetto. E abbiamo l'energia compresa. Allora, in questo modo la gara ne spreca tanta antimatter, eh? Ne spreca veramente, veramente tanta. Ne prendo solo una per vederla nella... Oh, merda. Per vederla nella quest. E poi tutte le altre le lasciamo lì dentro, ragazzi. Senza nessun tipo di problema. Allora, lui dovrebbe farne in tutto due stack. C'è cioè uno nel compressor e l'altro... Ovviamente nel drawer, quindi facciamo così, ma in realtà possiamo anche lasciare le cose così. Poi, antimatter, questo, ottimo. E non si può accelerare un attimino la production. Ma scus, ma tu ce l'hai una upgrade? E più di così non posso accelerare. No, penso di sì. Scusa, Speed. Energy drink. Proviamo così. Uno e due. Ah, adesso va meglio, no? Adesso va molto meglio. Però il problema è che noi non abbiamo la produzione di sto cazzo di cesso ambulante. No. Sì, giusti. E
È lentissimo quel cavo trasferendo i gas, raga. Ma è lentissimo per davvero. Allora, a noi serve quello là che trasferisce i gas. Eccolo qua, questo qua. Basic Pressurized Tube. Poi, ovviamente, sai com'è? No, 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 no. Questo fai. Ma fammene 100. Giusto per, tanto abbiamo materiali veramente a sfacca sfossimo. No, stronzo. No, così, direttamente. Via. 100 anche di queste. Ottimo. E poi, ovviamente, ragazzi, si può mettere un autocrafting, che è una di questi tubi, però c'è un problema di fondo, secondo me. Ah, adesso va meglio, no? Allora, l'ha buttato, credo, tutto dentro il coso. Tanto sta crescendo il polonio qui dentro. Ottimo. Penso mi stia facendo un attimino un po' di antimatter, però 2 millibucket su ticche. No, beh, come rate è piuttosto alto, solo che effettivamente non potrei anche modificarlo il rate, però sfiga. Comunque, andiamo a vedere quante antimatter abbiamo fatto. Non me lo vede, perché non l'ho messa qua. 5, 9, 13, 17, 19, 19. Ottimo. Ottimo, direi, ottimo, direi. Allora, raga, io mi sento di concludere qui la puntata, anche perché questa sarà una sezione abbastanza da endgame, dove dovremo concentrarci e fare veramente le cose malvagie, perché abbiamo da sbloccare innanzitutto il Creative Engine Upgrade, che comunque ci aiuterà tantissimo, soprattutto con l'antimatter e cose del genere. Però mi sa che questo lo potremmo sbloccare arrivando qui, cioè qui in questa zona. Che la Chemical Tank non credo di poterla fare, no. Credo. Cosa vuoi? Steam. Ah, vuoi lo Steam? Solo lo Steam. Non so, cosa cazzo è questo reali? No, 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 non voglio saperne niente. Vabbè, ragazzotti, io chiudo la puntata qua, noi ci vediamo alla prossima puntata della Sky 1, 2, 4. Ragazzi, ovviamente lasciate un bel mi piacione tattico al vostro caro Matt che vi fa queste puntatozze ultra mega tecniche. Non pensavo di fare tutte queste cose tecniche in questo modpack, però mi sto divertendo tantissimo. Siamo quasi arrivati alla fine del modpack, quindi se avete un consiglio su eventuali modpack da fare più avanti, ovviamente lasciate un bel commentino. Io, come sapete, ve li leggo tutti, vi commento tutti. Se per sbaglio vedete che non rispondo subito perché sono a lavoro, quindi effettivamente dovete aspettare un pochettino, ma anche a lavoro c'ho le notifiche nel telefono, quindi mi arrivano subito. Ragazzi, io vi saluto qua, noi ci vediamo alla prossima puntata della Sky 1, 2, 3, 4. Alla prossima.